Ben ritrovati, direi quasi consueto appuntamento su questa pagina con questi colloqui che facciamo con noi, che faccio io. Adesso sono ben felice che vi tenga compagnia anche l'amico Martuscelli con i suoi racconti che ci portano nel mondo dell'equitazione. Oggi io chiedo scusa, problemi di linea, li avevo anticipati. Qui, fra l'altro, siamo sotto un uragano a casa mia, insomma, un tempo davvero incredibile, un po' diluvio, un po' esce il sole, non so da voi com'è, vedo che è già partito il primo pollicino, grazie. Questo per dire che almeno con questo tempo, vabbè, cerchiamo di metterla così, forse fa un po' meno malinconia non poter andare a cavallo. Ne parliamo quest'oggi con uno dei membri della commissione straordinaria d'urgenza che ha istituito Fise Veneto e siamo in linea con Sara Marchioni. Sara con l'H, dico bene? Sara con l'H, buongiorno a tutti. L'H alla fine, precisiamolo perché poi altrimenti. Assolutamente. No, perché poi sono. Grazie del buongiorno che ci arriva da Daria, che è una di quelle che ci segue più attentamente. Allora, c'è questa commissione straordinaria istituita in questo momento di gravissima difficoltà, difficoltà anche di comprensione, perché mi sono stupito sentire il presidente della Regione Veneto dire che ascoltando Conte non ha capito. E questo è inquietante, quantomeno, come segnale. Vogliamo dire lo stato dell'arte dei vostri lavori, cosa state facendo, cosa ci potete raccontare? Questa commissione ha sicuramente lavorato molto negli ultimi 2 mesi. Ci siamo messi a disposizione di tutti coloro che avessero necessità tecnica, necessità per avere consigli, solo per avere una parola di conforto. Molte volte abbiamo cercato di fare il nostro meglio, speriamo di esserci riusciti. Nella fase iniziale, quando tra lo sconforto più totale si è cercato di capire cosa si potesse e soprattutto cosa non fosse consentito ai circoli, abbiamo cercato di dare una mano a tutti per ottenere il contributo che poi effettivamente adesso è in fase di erogazione I da parte. 30.000 euro forse parla di quello o di altro? No, no, i 30.000 euro messi a disposizione dal Dal Comitato bilancio di Fise Veneto, Veneto. sì, sono già stati Ah, ho capito. Ah, quindi assegnati parla ed di altro. Intanto erogati. chiedo scusa e saluto anche Silvia che ti saluto e anche Antonio. Chiedo scusa, ma Saluto tutti. è bello salutarsi in diretta Assolutamente. per dire, cioè, che cerchiamo di essere assieme, questo voglio dire, quindi interrompere per salutare. Mi sembra una cosa carina per fare sentire, ringrazio Certo, i pollicini certo. blu che vedo correre, è passato anche un cuoricino, io sono singolo, Grazie. se non è suo marito c'è da preoccuparsi, ma a parte questo, prego, Ma questo diceva, va per tutti e due, ce lo teniamo per tutti e va bene, due. diceva, lo dedichiamo ai cavalli, cuoricino. Assolutamente. Diceva, il Allora dicevo contributo? che il contributo messo a disposizione dal Comitato Veneto è già stato erogato a tutti i circoli che ne abbiano fatto richiesta. Il contributo invece che proviene da Sport e Salute in favore dei collaboratori sportivi è in fase di erogazione. È già stato precisato che tutte le domande sono in fase di istruttoria, siccome era stato dato un termine iniziale di 30 giorni, poi per il pagamento i 30 giorni sono al limite della scadenza, per cui tranne i casi in cui ci dovessero essere dei problemi, anche la somma di 600 euro sarà corrisposta. È stato precisato inoltre dal Ministro per lo Sport che un bonus probabilmente, e quindi condizionale d'obbligo, per 800 euro potrebbe essere previsto anche per il mese di aprile e forse anche maggio. Però siamo un po' cauti su questo punto, magari lo diremo in un'altra occasione con maggiore certezza. Meglio essere prudenti Certo, nel non che. avere falsi ottimismi, perché davvero Non è il momento. non è il È giusto momento. essere ottimisti con una dovuta cautela. Direi assolutamente sì. Qual è la cosa che gli amici, gli utenti, gli appassionati di sport equestri vi sta scrivendo? Vi sta chiedendo soprattutto in questo momento, che temo, C'è fra l'altro, non siano i un'unica soldi. Un saluto anche a domanda. Luigi che dice grazie per tutto quello che fate, quindi chiaramente si sta rivolgendo a voi come Grazie, Fise. grazie. C'è un'unica domanda, credo, che rappresenta tutti, davvero tutti. Quando possiamo tornare?
quando possiamo tornare dai cavalli, quando possiamo riaprire. Io capisco molto lo scoramento di tutti i tesserati, non solo i proprietari dei cavalli, ma davvero di tutti, certo. Dai bimbi più piccoli ai cavalieri più importanti. D'altro canto è difficilissima la situazione dei circoli, che si sono fatti carico di un lavoro enorme nel provvedere alla gestione, alla cura dei cavalli, alla loro movimentazione e alla difficoltà economica in cui versano adesso, perché non avendo introiti stanno davvero arrivando al limite della capacità di sostentamento. Uno degli aspetti più amari è stato in questi ultimi giorni soprattutto sentirci troppo spesso riferire da parte dei nostri circoli: non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più nel senso che non abbiamo disponibilità economiche per far mangiare i cavalli, per esempio. Ed è una cosa straziante questa, perché nessuno di noi l'aveva messo in conto, però si è arrivati a questo punto. Purtroppo, io l'ho messo in conto, tanto è vero che invece sulla mia pagina personale l'altro giorno, dato che sei un veneto, ho voluto parlarne con Cesare Avesani, che è il proprietario del Parco Natura Viva di Bussolengo, dove ci sono migliaia di animali, centinaia di persone che lavorano e che servono per mantenere gli animali. Su larga scala è la stessa cosa che accade in ogni circolo ippico. Certo. E bisogna le persone pagarle e gli animali sfamarli quando i soldi non entrano. Intanto un grazie anche a Medi, che ci dà il buongiorno e ci ringrazia. Ma davvero, io ringraziate la FISE, la commissione, chi lavora. Io cerco soltanto di dare la possibilità, inventandomi questo sistema, che io vi ringrazio se lo accettate, di darvi qualche informazione, e vi ringrazio sempre se volete condividere questi video, perché attraverso i vostri profili, basta cliccare condividi, attraverso i vostri profili c'è modo così di far conoscere le cose che diciamo con la speranza di poter essere utili anche ad altre persone che magari, altro cuoricino, che non stanno seguendo la diretta, che magari stanno facendo altro, qui spunta il sole, quindi insomma se condividete poi il video, grazie. Però io vorrei dare anche... un po' di lasciare un po' di ottimismo, perché questa è stata la situazione nelle ultime settimane e la conosciamo. Tutti siamo stati e siamo ancora preoccupati, perché è chiaro, ci siamo stati travolti da questa emergenza sanitaria, però vogliamo credere e sperare che le cose andranno a migliorare. Come stavo dicendo prima, il comitato ha lavorato molto, si è dato molto da fare per portare finalmente ad una soluzione. E se mi è consentito una battuta, forse siamo quasi al giro di boa. Vorrei dire a tutti di resistere ancora per un pochino, ma di farlo con un sorriso, perché probabilmente tra non molto si potrà tornare a fare quello che facevamo tutti prima. A questo proposito faccio presente che domattina tutti i circoli riceveranno qualcosa. Ma forse sì, forse delle buone notizie. Che guardino la posta, vero? Che guardino la propria posta elettronica. Intanto chiedo scusa, mamma Carolina Maria Chiara, forse Carolina, non so se è mamma di Carolina Maria e Chiara, di Carolina e Maria Chiara, o è la mamma, non lo so se è Carolina, non lo so, non capisco, comunque grazie per il cuoricino che manda come messaggio. Grazie. Domani mattina ci sarà, comunque nel corso della giornata di domani, una convocazione, una videoconferenza con tutti i circoli, che saranno debitamente istruiti, se mi si passa il termine, sulla nostra fase 2. Che avrà bisogno di linee guida molto precise. Perché per esempio, guardi, c'è Ad che dice: chi non monta più e ha il cavallo a riposo in maneggio, come dovrà regolarsi per entrare, visto che i cavalli a riposo sono in capannina o più distanti dalla scuderia? Grazie allora, ancora a Carolina che ci ringrazia. Devo dire che poi in questo momento si vedono le cose più incredibili nel provvedimento, e cercate di capire, lo dico a tutti,
lo faccio da giornalista, la difficoltà di capire, perché da Cinofilo, vieni qua Fiona, io sono contento che abbiano dato la possibilità di riaprire le toelettature per i cani, però per carità, certo. Però e gli umani no, i capelli degli umani no. Io sono contento che si possa andare al parco, ma se il parco è distante 40 km per correre, come facciamo ad andarci? È bene che si possa andare a fare attività sportiva nel parco. Devo dire, il calcio non è certamente lo sport, cioè non è il problema italiano, anche se è vero che dà da mangiare agli altri sport con gli incassi, con tutto, con quello che gira. Però perché vietare agli sportivi e ai calciatori di allenarsi nei centri sportivi dove sono isolati? Cioè io posso andare con la Roma in un parco di Roma, con la Juventus in un parco di Torino, faccio correre tutti in fila e sono in regola, ma se vado alla Pinetina, vado a Trigoria, vado a Villa Perosa, come Torreato, è molto difficile orientarsi, voglio dire, questo per la gente che ci ascolta, per capire come davvero ci sono difficoltà. Assolutamente difficile per noi, io mi occupo di diritto, io faccio l'avvocato da molti anni. Infatti, chiedo scusa, Patrizia che ci guarda, ringrazio, anche grazie, non dimenticate gli interventi assistiti, ragione l'ipoterapia ci mancherebbe, poi c'è Truccioli e Derivati, che quindi è un'azienda che dice forza ragazzi, però questo sull'ipoterapia è davvero un messaggio molto giusto, perché si è parlato dei problemi dei bambini... autistici, e sappiamo proprio grazie a Fise, ne abbiamo parlato a Legnaro, come c'è stato un progetto per aiutare quei bambini. E Wendy, certo. Proseguiamo con l'equitazione, per cortesia, prego. Allora, stavo dicendo che anche per me, che pure questo mestiere faccio, interpretare certe norme è assolutamente difficile, perché si potrebbe dire tutto e il contrario di tutto. Noi abbiamo combattuto, e non uso questo termine a caso, tra decreti, ordinanze, interpretazioni, risposte alle interpretazioni che sono state date, cercando di venirne a capo. E non c'è niente che sia o bianco o nero, ci sono troppe linee grigie di mezzo che lasciano interpretazioni promiscue e dubbie. Quello che vorrei dire è questo, in risposta alle domande che sono state fatte e al pensiero di molti, che il Comitato non si è dimenticato di nessuno. Per noi, per il Comitato, è tutta l'equitazione. L'equitazione sono gli interventi assistiti, chi fa salto ostacolo, chi ha il cavallo anziano a riposo, chiunque deve poter godere degli stessi diritti. Cioè noi non andiamo a distinguere tra soggetti di serie A o serie B, come se ci fosse una maggiore meritevolezza nel accudire al proprio cavallo e a poter andare alle scuderie. Certo, ci sono norme di sicurezza, protocolli da seguire, noi abbiamo già stilato le linee guida, così come ha fatto la federazione, e faremo avere a ciascun circolo, che invito da subito a munirsi di tutto ciò che sia necessario per non trovarsi sprovvisto poi quando finalmente ci sarà la tanto desiderata apertura. Siamo stati queste settimane in una sorta di limbo, per cui davvero tutti provvedete a munirvi di mascherine, di gel disinfettanti, se ancora non l'avete fatto procuratevi il termometro a raggi infrarossi per la rilevazione della temperatura, perché sarà necessario farlo, perché il protocollo prevede questo. Cioè, l'avvocato, scusi, una domanda tecnica, a parte che Agnieszka che dice vedo più persone andando a camminare di quanto ne incontri in un maneggio, e c'è Silvia che dice ma cosa bisognerà scrivere sull'autocertificazione, visto che dovrò cambiare comune per andare in scuderia? L'autocertificazione dovrà semplicemente riportare esattamente quello che faccio, cioè che andrò ad accudire e a movimentare il mio cavallo. Ricordiamo che l'attività di cura e di movimentazione è già stata certificata, come se poi mai ce ne fosse stato bisogno, dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata qualificata come tale dal MIPAF, per cui non è una dichiarazione che potrà essere in qualche modo smentita. L'autocertificazione deve riportare esattamente quello che si sta facendo. Quindi se io nell'autocertificazione scrivo che vado in scuderia per accudire il mio cavallo e poi
vado da qualsiasi altra parte, allora non sta bene, non è corretto. Ma nel momento in cui quello che è indicato corrisponde a quello che io vado a fare, verificabile in caso di controllo, il problema non si pone. Questo mi sembra già un buon segnale, se posso dirlo, per spiegare, perché purtroppo anche sulle autocertificazioni c'è abbastanza confusione. Grazie a Filippo che ci saluta. Stefania, sì, ma noi che abbiamo il cavallo anziano e facciamo passeggiate, dobbiamo stare a casa? Allora, su questo punto vorrei fare una precisazione perché per assurdo, e sottolineo questa cosa, e noi ne abbiamo molto discusso, la passeggiata a cavallo sembrerebbe, uso il condizionale, sempre per essere un po' cauta, sembrerebbe l'attività maggiormente consentita. Il Per questo buon motivo. senso direbbe di sì, in effetti, perché più Ma isolamento di. al di là del buon senso, perché vede, il buon senso mi fa dire che il cavallo funge da distanziatore naturale, perché chiunque bambino o qualunque bambino abbia montato un pony per 2 volte sa bene che deve stare distante dal compagno di lezione, perché altrimenti c'è un rischio per la sua sicurezza. Proprio il cavallo ti mantiene lontano da sé, dalle altre persone. Però, con l'ordinanza della Regione Veneto, di qualche giorno fa è detto chiaramente che è consentita, che sono consentiti gli spostamenti per l'attività motoria, con la bicicletta o con qualunque altro mezzo. Per me qualunque altro mezzo può essere il cavallo. Io dico che non vedo Allora. perché posso portare fuori il mio cane, non posso portare fuori il mio cavallo, francamente. C'è stato un episodio piuttosto singolare, ma credo fosse una presa di posizione all'inizio di questa quarantena, probabilmente lo ricordate tutti, di una ragazza che aveva fatto passeggiare il proprio cavallo in centro a Milano. Ma io magari invito a non tenere comportamenti come questi. Però ripeto, l'ordinanza fa riferimento precisamente alla bicicletta o altro mezzo. Allora, se io vado a passeggiare o vado a correre, perché non posso andare a passeggiare a cavallo? E Certo, Livia chiede, ma corro. se voglio semplicemente andare a vedere il mio cavallo? Allora, questa è una cosa sulla quale ancora dobbiamo lavorare un pochino. È vero che adesso c'è il diritto di visita ai congiunti, su quale si è tanto discusso per capire cosa fosse un congiunto. Ma io mi congiungo col mio cavallo, cioè, siamo a questi Però livelli qua per cui tanto vale. se mi è consentito piuttosto di certi congiunti, molto meglio un cavallo, ma No, questa è no, una mia non abbiamo personale opinione. sentito, avvocato, non abbiamo sentito, la prego. Forse lei è divorzista, non lo so, non abbiamo sentito. Ma via, così bisogna pur sorridere qualche Assolutamente. volta. Ilaria domanda se l'attività sportiva viene svolta in regione diversa rispetto alla residenza, lo spostamento è consentito? Allora, in questo momento noi siamo ancora vincolati, Alla regione? eh sì, Che poi voglio dire, io sei. può capitare, mi rendo conto che uno che sta a Verona, non, per capirci, non può andare a Sirmione se il cavallo fosse lì, cioè a 2 passi, perché ci sono Adesso persone che sono esatto. sul confine e sono là, in effetti. Allora, la Liguria ha fatto da apripista qualche giorno fa, dichiarando espressamente con un'ordinanza del proprio governatore che l'attività a cavallo fosse consentita, che fossero consentiti gli allenamenti. Bisogna avere comunque un po' di cautela. Io questo raccomando. Cerchiamo di trovare il giusto equilibrio tra quello che è il nostro desiderio sacrificato perché per così tanto tempo, assolutamente legittimo, e la voglia di fare, perché il rischio è di andare a eccedere. Quindi siamo ancora in una situazione delicata da un punto di vista sanitario e quindi da un punto di vista normativo conseguente. Facciamo tutte le cose che ci sono consentite nella maniera migliore. Evitiamo di essere sanzionati, perché questo risulterebbe sicuramente molto sgradevole E dopo. anche controproducente per tutto il movimento, fra l'altro. Sì. A proposito di questo, come dicevo prima. Scusi, avvocato, ma potranno andare a cavallo solo i proprietari o gli allenamenti saranno consentiti a tutti i patentati superiore al brevetto, ma anche
senza cavalli di proprietà. E poi Silvia, la Liguria ha autorizzato all'interno della regione, appunto, sì, quello che dicevamo Sì. anche noi. Allora, questa che è la domanda che ha fatto poco prima è l'altra domanda molto gettonata da stamattina. È molto gettonata perché la federazione ha pubblicato un proprio comunicato conseguente al decreto dell'altro giorno, decreto che andrebbe ad autorizzare gli allenamenti per i soli atleti di interesse nazionale. La federazione interviene oggi e va a precisare come debbano essere qualificati questi atleti e li qualifica come tutti coloro che abbiano un'autorizzazione a montare dal brevetto a salire, nulla precisando di più e di meglio. È una comunicazione un po' che dovrà essere meglio chiarita sicuramente, perché è indubbio che il brevetto potrebbe essere anche un brevetto non proprietario di cavallo, ma anche un primo grado potrebbe essere non proprietario di cavallo. Quindi potrebbe esserci una situazione nella quale il soggetto titolare di una patente X in realtà non abbia un cavallo di proprietà, ma da come si legge, in realtà potrebbe riprendere addirittura gli allenamenti. Su questo magari noi andremo a precisare in maniera un po' più accurata, giusto perché non ci siano poi dei fraintendimenti a scapito dei nostri tesserati. Livia, per esempio, pone il problema questo, di un cavallo che lei ha domato e che adesso sicuramente è la Fresco di Doma, adesso torna a zero. Mentre Elisa, quando verrà corretta la comunicazione, siete velocissimi, quando verrà corretta la comunicazione sul sito fisico che autorizza gli allenamenti solo dalla patente brevetto. Elisabetta, io che ho due proprietari, che ho due patenti. Io che ho due proprietari patenti e cosa fanno? Perché devono essere esclusi? Antonio ancora che risponde che è già pubblicato l'aggiornamento, credo. Grazie Antonio. Sì, questo è il problema, è legittima richiesta di chiarimenti dei tesserati in ordine alla comunicazione che è stata fatta oggi dalla federazione, che fa riferimento, come dicevo poco fa, alle sole autorizzazioni a montare per identificare coloro che effettivamente potrebbero riprendere le lezioni. Scusi, avvocato, Stefani, la patente A non basta invece? Se noi andiamo a leggere semplicemente quello che c'è scritto nella comunicazione della federazione, a me verrebbe da dire di no, perché dice non, le lezioni, cioè gli allenamenti, possono essere fatti solo per coloro che abbiano un'autorizzazione, brevetto primo e secondo grado di ogni disciplina. Poi La c'è chi patente chiede, A. scusi, chi vorrebbe spostare un cavallo da un comune all'altro, l'autotrasportatore, chi è autorizzato a trasportare animali, credo che possa francamente spostare i cavalli, onestamente, credo. Allora, attenzione, qui ancora non si è intervenuti. Ricordiamo che c'era una previsione specifica in merito allo spostamento dei cavalli. Allora, lo spostamento era consentito per andare alle stazioni di monta per ragioni di salute legate alla cavallo, per cui per andare in clinica veterinaria sicuramente il trasporto non avrebbe mai potuto essere evitato. Per ragioni economiche, molti si sono trovati costretti a spostare il cavallo dalla precedente scuderia ad altro luogo più economico, perché non più in grado di sostenere i costi. In questo momento ancora non sappiamo se il trasporto per finalità sportiva sarà Però io consentito. credo che il trasporto, in quanto trasporto, perché io ho sentito i trasportatori per i cani, ma che girano l'Italia tranquillamente spostando animali perché loro lo sono con partita IVA, cioè lo fanno per lavoro. Non posso andare io col mio trailer, No, però no, uno che ma lo fa per lavoro può. a prescindere dal soggetto che effettua il trasporto, non era consentito lo spostamento di cavalli per finalità sportiva. Molto Ah, ho capito. banalmente, vado via dalla scuderia A
perché non posso montare e vado alla scuderia B perché lì mi fanno montare. No, in questi termini non era consentito il trasferimento di un cavallo da un luogo ad un altro. Adesso sicuramente questa situazione muterà perché già una parte di attività sportiva riprenderà. Poi ripeto, abbiamo pazienza ancora un pochino giusto per capire meglio come si debba intendere quanto comunicato dalla federazione, poi di conseguenza verrà anche il trasporto, di sicuro. Io vedo che c'è in linea, che ci segue la Presidente Clara Campese, che ringrazio perché ogni volta c'è e ci ascolta. Spero che presto potremo avere da lei un appuntamento per darvi nuove comunicazioni, magari fra un paio di giorni. Continua a chiedermi la patente A, si rispondono Elisabetta e Silvia, poi c'è Claudia. Un genitore che accompagna un minore potrà poi rimanere in maneggio? Daria e chi è scaduta la vita medica agonistica cosa fa? Francesca, lo spostamento dal Veneto alla Lombardia è consentito, ma con le dovute attenzioni, credo che non sia consentito. Allora, Cioè, cominciamo a rispondere a scusi, qualcuna. aspetti, no, veramente, guardi, è bello vedere, gliele leggo così poi non la interrompo. Li leggo un po' quelli. Leda, in attesa di volteggio che ha già gareggiato in competizioni internazionali come individuale, può allenarsi nel caso inoltre. Che il maneggio sia fuori comune, adesso fuori, immagine anche di volteggio. Livia, si porti pazienza, però che le risposte non sono chiare, ma la situazione non è chiara, non è che si danno le risposte che si possono dare in una situazione che non è chiara. Allora, io vorrei poter dire, perché è quello che tutti si aspettano, signori, da domani tutti possiamo entrare. Sarebbe ingiusto creare una falsa aspettativa, perché già i nostri testati sono stati sufficientemente sacrificati. Allora, quando si dice anche in merito a coloro che potranno fare lezione o meno, non è chiaro perché si fa riferimento solo all'autorizzazione a montare senza specificare se sia legata alla proprietà del cavallo e perché anche noi non lo sappiamo. Quindi la corretta osservazione che fa chi ci scrive non si è chiari perché non siamo in grado di dare una maggiore chiarezza. Non è colpa dell'avvocato con cui stiamo parlando, che ascoltate, ripeto, il Presidente della Regione Veneto ha detto, e lo trovate i video, che non ha capito quello che ha detto il Presidente del Consiglio. Cioè, quindi mi sembra preoccupante, devo dire la verità, adesso io non so chi dei due, e non prendo posizione, non è il mio compito, però voglio dire, la situazione è questa, che non siamo soltanto noi a non capire, purtroppo è una situazione largamente diffusa, insomma, ecco. Assolutamente. Allora le faccio queste due precisazioni. Per quanto riguarda i minori, è già stato precisato che i minori possono e devono Essere essere accompagnati. accompagnati. Nelle linee guida già pubblicate dalla federazione, che sono richiamate anche con il comunicato di oggi, è scritto che i genitori poi possono sostare, cioè possono stare all'interno della scuderia, ma in realtà non devono sostare nelle zone di transito. Questa è una, vorrei dire, ovvia norma di sicurezza, a prescindere da tutto. Ricordiamo che al momento della riapertura le scuderie dovranno chiudere obbligatoriamente alcuni locali, per cui sarà chiusa la clubhouse, qualsiasi locale dove ci possa essere un'eventuale riunione tra le Assembramento. persone, luogo dove si beve il caffè. Sarà consentito l'accesso al bagno, naturalmente, e i luoghi necessari per lo svolgimento dell'attività equestre. Barbara, chi è Null'altro. scaduta la visita medica a causa spostamento appuntamenti Covid? Adesso arrivo a questo che è un punto di Poi chiedo assoluta scusa, importanza. poi quel taccio di nuovo Stefania, che dico che così prendo i soldi per lezione, tesseramento, ma non ti tutelano. Susanna che ci saluta, Beatrice, ci sono molti cavalli proprietà dei genitori dei cavalieri che li montano, quindi come ci si deve comportare? Silvia, ho già fatto sacrifici e comprato, sto facendo sacrifici e mantenendo, ma vorrei insomma almeno vedere il cavallo. Elisabetta, nessuno ha capito, grazie avvocato e grazie comunque, ma dateci date e risposte, soprattutto linee guida.
Allora, cominciamo da una cosa molto importante, perché è già stata oggetto di una richiesta specifica fatta dal Comitato, inoltrata alla Federazione e poi per competenza al CONI. Chi si trovi nella condizione di avere il certificato medico scaduto, perché è scaduto in queste settimane e non avendo potuto ovviamente rinnovarlo, deve rinnovarlo prima di fare qualsiasi tipo di attività, perché altrimenti non c'è copertura. Il CONI ha confermato questa cosa. Si era chiesto se potesse intendersi un'eventuale proroga di validità del certificato, considerato il periodo appena trascorso, ma è stato risposto in senso contrario. Vero è che gli ambulatori, i poliambulatori non fissavano visite medico-sportive. Verosimilmente adesso stanno riprendendo tutta l'attività anche ordinaria, per cui invito chi si trovi in questa situazione ad attivarsi subito, a chiamare, a fissare un appuntamento e a fare la visita medico-sportiva. Qua c'è Vittorio che ci saluta, lo ringrazio. E ancora Giacomo, le patenti hanno speranza, per molti sono Assolutamente, ossigeno. certo che non devono avere non solo speranza. Perché sembra una cosa lontana, ci sarà anche arriveranno anche per loro le buone notizie. Arriveranno per tutti coloro, riassumendo le considerazioni che sono state fatte, per tutti coloro che siano, che non abbiano un cavallo di proprietà, per i genitori che abbiano fatto sforzi per acquistarne uno per i loro ragazzi, per chi abbia un cavallo anziano e non sia potuto andarlo a trovare, per il semplice appassionato che monti i cavalli della scuola per chiunque, perché torno a dire, l'ho già detto prima, i diritti sono uguali per tutti. Per chi ha scritto, e forse l'avrei fatto anch'io al suo posto, non è chiaro, sì, forse non c'è tantissima chiarezza perché ancora io non posso darvene conto, non sono in grado di darvene conto in maniera più precisa. A nome del Comitato, invito davvero tutti domattina ad essere collegati, lo saremo in momenti diversi perché faremo i collegamenti per provincia perché altrimenti siamo troppe persone, e ci saranno indicazioni sicuramente più precise. Paola chiede ancora per quanto riguarda le passeggiate a cavallo. Intanto io devo dire che vi ringrazio perché vedo che state usando questo mezzo che stiamo cercando di costruire per poter conversare con voi, scusandoci tutto quello che non funziona. Ancora Livia, quindi devo sperare che sì, no, che sia manicato, ma ci mancherebbe sperare, ma certo che amiamo i cavalli, certo che Sara Marchiori ama i cavalli, però ripeto, la situazione non è facile. Credo che anche il metterci la faccia, anche se in questo caso Marchiori, come l'altro giorno Verrecchia, come la stessa Campese, non ci stanno mettendo la faccia perché non sono io capace di farvi vedere la loro faccia, è colpa mia. Ma è come ci mettono la voce, voglio dire, e anche il coraggio di presentarsi per dire quello che si può dire e per far capire quello che non si può dire. Intanto, grazie anche a Giuliana che sta scrivendo. È stato difficile per noi, molto difficile. In queste settimane io, come i miei colleghi, come la Presidente, come chi ha gestito in maniera egregia la segreteria del nostro comitato, rispondere alle telefonate, alle mail e dire molte volte no, 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 non si può, questo non è consentito, non potete. Abbiamo ascoltato gli appelli di chi ci ha chiamato dicendo ma io come faccio? Non devo assolutamente andare. E abbiamo provato a spiegare perché non fosse possibile per il bene di ciascuno non fosse possibile andare. Per cui capiamo perfettamente la situazione, io la capisco, chi sta scrivendo adesso e si trova ad essere avvilito perché forse non ha la buona notizia che sperava, lo capisco perfettamente, lo capiamo tutti. Però ripeto, forse sarebbe peggiore consegnare gratuitamente una falsa speranza, preferiamo darvi una certezza che non sarà poi così distante ad arrivare. La ripeto, io avvocato la ringrazio per averci fatto compagnia, per aver risposto nella misura in cui
È possibile rispondere. Intanto saluto anche Claudio che vedo che si è messo in linea. Vedo anche una faccina con la lacrimuccia che scorre. Io me ne rendo conto, No, ripeto. si tornerà a sorridere, si tornerà a Noi stiamo cercando di fare quello che è possibile fare. Santina ci può dare delucidazioni sulle passeggiate in campagna? E vabbè, si è messa in ascolto. Ripetiamola per Santina, cosa vogliamo dire? Insomma, e poi Cristina. Grazie avvocato per le spiegazioni, almeno grazie grazie. Cristina. Torniamo a dire due cose sulle passeggiate in campagna che dicevamo forse sono la cosa più praticabile in realtà. Forse sono la cosa più praticabile. Assolutamente, certo, magari non andiamo in giro in campagna in venti, perché sembra forse un po' eccessivo, però se noi stiamo alle norme in vigore, richiamiamo quelle come punto di riferimento, la passeggiata a cavallo per me è attività sportiva, forse attività motoria, invece di farla in bicicletta la faccio a Devo cavallo. dire che volevo salutarla, ma stanno piovendo i messaggi come quelli di Giacomo. Una riflessione: perché le EPS? Chiedo scusa, EPS sta per cosa? Niente di promozione sportiva. Volevo essere certo, non volevo dire stupidaggine. Non facciamo fronte comune nelle proprie realtà, nel fronte a un caos totale. Purtroppo questo è, non è colpa certo della Fise. Andrea, buongiorno a tutti. Sono circolate voci che dal 4 al 5 la Fise Veneto darà autorizzazione a montare anche le patenti A e Club, è vero? Anna, mi scusi, posso chiedere se io che sono residente in Trentino, ma per mancanza di centri ippici adatti, sono tesserata in Veneto e avevo il cavallo in provincia di Verona, avrò il diritto di andarci. Temo al Trentino, al Veneto, non ci sia ancora possibilità. Grazie per Alessandro il messaggio. Wendy, agonista che ha cavallo fuori provincia, regione, siamo sempre lì col problema. Provincia si Siamo può, sempre regione con no, questo e poi problema. Grazie Susanna, grazie per questo spiraglio. a voi. Ripeto, io poi invito l'avvocato ancora. Cioè, beh, insomma, Elena esagera, ci manda una faccina piena di cuoricini, la ringrazio almeno. Ma che meraviglia! Ripeto, noi cerchiamo di fare quello che si può dandovi queste Noi comunque dirette. siamo a disposizione. Se qualcuno ha dei dubbi, delle Scusi, perplessità. ecco questo: per chi è tesserato Fise, ma non ha i cavalli in un centro Fise, cambia qualcosa? È tesserato Fise il cavallo dove lo tiene? A casa? In un Supponiamo che lo centro tiene. non Fise. Lo tiene, le limitazioni sono le stesse comunque. Sì, ma non cambia, Le cioè, può norme. andarci, voglio dire, tanto quanto se fosse. Allora, ricordiamo che è vero che noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Sport Equestri, o piuttosto una persona può essere iscritta ad un ente di promozione sportiva. Ma al di sopra degli enti di appartenenza ci sono le norme dello Stato italiano, per cui a quelle noi dobbiamo fare riferimento prima di qualunque altra cosa. Così come abbiamo fatto nel momento in cui il governo ha imposto i decreti assolutamente restrittivi, a quelli ci siamo dovuti adeguare, indipendentemente dalla casa di appartenenza. Elisabetta, grazie Fise, grazie avvocato, ne siamo pronti e grazie perché ci state dando speranza. Ma non fate distinzioni, se potete, le patenti A sono anche loro il futuro. Vittorio in Puglia, Fise ha autorizzato la frequenza opportunamente coordinata solo ai brevetti, in questo viene aprioristicamente ignorata la proprietà del fido, come mai? E Romy che dice anche lui, lei non vedo, grazie avvocato. Grazie a tutti. Invito a chiunque avesse dei dubbi, delle perplessità, necessità di sentirsi rincuorato, se posso usare questa espressione, di scriverci, di chiamarci. Noi rispondiamo sempre a tutti. Sì, soffre che fra l'altro è una di quelle persone, metto Clara, è una di quelle persone che si è presa la briga proprio di rispondere alle mail che ricevete. Io invito chi ci ascolta della Fise, magari a scrivere in un post l'indirizzo Fise, l'altra volta l'ha fatto Roberta Zordi, non so se sia all'ascolto, però se lo pubblicate perché è utile saperlo. Sì. Grazie avvocato, io aspetto da Clara che vi ho detto che è all'ascolto, che è in linea, Clara Campese, presidente di Fise Veneto, che ha anche così coordinato questa successione di incontri che stiamo facendo con le varie persone che stanno lavorando in Fise in questo momento. Spero che nei prossimi giorni ci sia la possibilità di fare una telefonata come questa proprio con la Presidente e ripeto, magari
spiegare quello che diceva l'avvocato, domani arriverà ai circoli, magari potremo illustrarlo una volta che sarà definito l'operativo, cosa che ancora oggi non è. Assolutamente. Io sono convinta di una cosa, arriveranno molti cuori, allora. Ovviamente non per me, lo so, mi rassegno. Ma io... Allora, io spero, ripeto, di potervi dare notizie in questo senso. Condividete se potete, vi ringrazio questo video. Se e quando sarà possibile fare questa diretta da cuoricini, intanto ne è arrivato uno con Clara Campese, l'appuntamento, come di consueto, vi sarà segnalato qui sulla pagina indicandovi l'orario e il giorno. Potrebbe essere venerdì mattina, però lo dico così, insomma, adesso cerchiamo un attimo di valutare. Intanto, no, io non ce la faccio chiudere, voi scrivete, io continuo. Vorrei però ricordare a tutti, lo dice Medi, di avere molta cura di sé perché non è consigliabile finire in ospedale, ci mancherebbe altro in questo periodo. Assolutamente. Ilaria, grazie, speriamo. Livia ancora, non ho capito nulla, deciderò, desidero solo vedere il cavallo. La fisi si sta adoperando perché tu possa vederlo, insomma, questo è il concetto. E Giacomo, patenti fise, montando in un centro non fise, ha copertura assicurativa. Questa è una domanda tecnica, vediamo, dai. Allora, se questa persona che scrive è un tesserato fise, ha la copertura fise. Se non è un tesserato fise, No, è dice patente sicuramente, fise, quindi è un tesserato fise. do per E beh, certo. scontato che sia. Chiaramente deve essere tesserato fise per l'anno corrente. Ovviamente, Se ha certo. il tesseramento in corso di validità, la copertura assicurativa federale opera. Grazie ancora che ci ringraziano, glielo dico a Vittorio, ci ringrazia anche Giacomo, ci ringrazia anche Cinzia, insomma, credo che nei limiti, insomma, poi bellissimo questo nome. A cavallo tra le stelle. Grazie Vincenzo Verona, a cavallo tra le stelle. Bellissimo questo nickname che avete scelto per il vostro profilo, che ci ringrazia. Buon auspicio. No, è veramente bello, a cavallo tra le stelle, sì, insomma, bello. Giustamente la maggior parte di noi usa nome e cognome, però questo è davvero carino per grazie Vincenzo da Verona, a cavallo tra le stelle. Valentina, ancora che ci ringrazia per il, che vi ringrazia, che lo scusate, dico ci mi sbaglio. Che vi A te ringrazia per il ringrazio. sostegno. No, ringrazia per il sostegno, insomma, quindi magari si riferisce anche a allo sforzo che ha fatto anche Pisa e Bento, ricordiamo che dal suo bilancio, non con soldi extra, non arrivati da Roma, per Ha fatto dei tagli per consentire dare una mano per quello che una può in un mano. bilancio di una federazione regionale, appunto questi 30.000 euro che diceva l'avvocato sono già stati erogati ai Sono già circoli. stati pagati praticamente subito. Quindi questo è per capire l'impegno che la federazione ci sta mettendo. Grazie a tutti, ripeto, seguite la pagina. Se e quando sarà possibile con Clara Campese darvi aggiornamenti che secondo l'avvocato potrebbero far sì che scattino tanti cuoricini, noi ve lo scriviamo prima sulla pagina e poi voi potrete insomma essere collegati al momento più opportuno. Buona giornata a tutti, grazie avvocato. Grazie a tutti, a presto!